l'incontro con Ezra Pound e l'intervista che ne deriva è un fenomeno abbastanza strano, innanzitutto perché, se non sbaglio, è l'unica intervista in cui Pasolini fa l'intervistatore e non l'intervistato. Cioè ci sono centinaia, forse migliaia, di interviste fatte a Pasolini durante la sua carriera. In questo caso Pasolini è un intervistatore d'eccezione. Ezra Pound è un uomo molto vecchio che è passato attraverso naturalmente tutta una serie di problemi ideologici, politici, consumato in un certo senso. Infatti nell'intervista si capisce che le reazioni di Pound sono molto attenuate, molto attutite. Pierpaolo Pasolini, accompagnato da me, andava a trovare Ezra Pound. Ci eravamo in qualche modo accordati per preparare ciò che era stato richiesto da Olga Rage, per essere al corrente delle domande che Pierpaolo avrebbe rivolto al poeta. Prima di entrare abbiamo dovuto scavalcare, un barbone c'era parso. Olga apre la porta e ci invita ad entrare, e quindi tutta la troupe scavalcò questo signore, che non era uno qualunque. Era lo scrittore e poeta americano Allen Ginsberg, ed era lì perché aspettava l'imprimatur di Pound per il suo nuovo libro, Jukebox all'idrogeno. Pound si era assolutamente rifiutato, non voleva nipotini di Pound. Il set. Pasolini cortesemente, che devo fare? Dove mi devo mettere? E quindi lo colloquiamo, gesso per terra, no? Pound seduto nella sua poltrona caratteristica e Pierpaolo spalle, no? Che gli fa le domande. Olga era molto preoccupata, era difatti convincere lei è stato forse più difficile che convincere Pound, che era molto contento che ci si occupasse ancora di lui. Pasolini rivolgeva le domande a Pound e dall'altra parte aveva di fronte un Pound che ascoltava Pasolini, ammiccava e si andava avanti così. Pasolini se ne va, si congeda da Olga. Olga sospira perché era stata lì preoccupata che le cose non andassero come lei sperava. Dopodiché trascrivemmo tutto su dei cartoni, cioè come si dice tecnicamente al cinema, il gobbo, che sarebbe stato messo davanti a Pound che le avrebbe letto. Questa intervista con Pierpaolo Pasolini nell'ambito di un documentario Un'ora con Ezra Pound, no? Girata per la Rai, che è un documento significativo perché Pasolini aveva fatto spesso dichiarazioni violentemente anti-poundiane e anti-eliotiane. Invece adesso scopre un nuovo Pound, che è un po' un Pound che si inventa Pasolini, naturalmente perché Pasolini comincia a pensare che l'Italia, vera Italia, fosse la cultura contadina, che non è il fascismo che l'ha distrutta, ma è poi quello che è venuto dopo il fascismo, no? Per cui in fondo si avvicina in qualche modo a questa utopia poundiana. Pound sembra non reagire molto in generale in queste interviste, però c'è un momento in cui sembra come svegliarsi e dice: eh beh sì, questi sono dei versi belli, no? È bello vedere questo Pasolini, dove viene anche fuori da lui questo lato umano, no? Che c'è, che conforta questo vecchio maestro in crisi. Però perché Pasolini fa questa intervista? Qual è la giustificazione? Che Pasolini vuole ancora una volta sorprendere tutti, prendendo su di sé un padre illustre e nobile, che allora in Italia non era poi così condiviso. Cominciava a essere letto e rilanciato, però non come poi sarà nei decenni successivi, quando si sorpasseranno i pregiudizi sulle scelte politiche di Pound. Quindi prendere Pound, fargli un'intervista, chiamarlo padre in un certo senso e mettersi nella posizione appunto di un figlio allievo, ecco, questo è un atto che come sempre Pasolini calcola come atto di una rivoluzione personale che naturalmente deve avere i suoi effetti.